Buongiorno a tutti, buongiorno, buon mercoledì, bene così la reazione che ci voleva: si pensa al Napoli e al Liverpool ora con un piede, anzi due, in semifinale, aspettando di vedere chi ci sarà tra Milan e Lazio che giocheranno questa sera. Qualcuno preferisce il Milan? qualcun altro e penso tutti non si fanno problemi vanno bene entrambe e non credo che a molti di voi dispiaccia un'eventuale uscita di scena di qualcuno ma altri vorrebbero un doppio derby di vendetta e dunque non sarebbe male anche per noi di Sport Mediaset che spero apprezziate come vi stiamo dando questa coppa Italia con la giusta importanza ogni partita e la qualità della redazione di Sport Mediaset, quindi complimenti a tutti quelli che stanno aiutando questa produzione, ma andiamo ad analizzare questa reazione rabbiosa della squadra che dopo un minuto trova subito il gol, Perisic, altro assist della stagione, ancora protagonista, Geco che si sblocca e che eh, segna un gol importantissimo, si sblocca. Comunque aveva già deciso la gara col Venezia, però dopo le critiche soprattutto ricevute nel derby... Torna a segnare un gol importante ancora contro la sua Roma senza esultare, come, come giusto che sia per chi ha rispetto di quello che è anche il passato. Bellissima atmosfera e l'ha detto anche lo specialone. L'accoglienza, gli striscioni i cori, il regalo che Steven Zang gli ha voluto fare. Per il ritorno a casa nel San Siro nerazzurro, non di quello rosso nero che l'ha riempito di insulti, qualche difficoltà ancora. Secondo me, l'autonomia della squadra è ancora limitata. Sperando che sia dovuto solo al richiamo di preparazione che è stato fatto in questa sosta di campionato, con il te caldo più famoso di youtube che si sta preparando dicevo questa volta l'inter ha sofferto l'inizio della ripresa i primi 20 minuti poi ha chiuso la partita come se a differenza del derby invece che i 20 finali abbia avuto un po' di fatica nell'inizio della ripresa con zagnolo che stava per segnare anche se in fuori gioco grandissimo salvataggio di Scriniar. Però ancora rimane questa incapacità di chiudere le partite subito come sarebbe stato giusto nel primo tempo dopo subito il gol di Dzeko, traversa di Barella, quei colpi di testa di Scriniar e Dzeko centrali. La parata di Andanovic su Zaniolo che si è fatto parzialmente perdonare l'errore nel derby e la conferma arriva la sentite e adesso bisogna però pensare oltre purtroppo è arrivato l'infortunio di bastoni una brutta ricaduta sulla caviglia che si è distorta la caviglia destra e si attendono gli esami strumentali oggi per capire se c'è un interessamento dei legamenti e dunque un infortunio che lo metterà fuori lungo per anche la sfida con il Liverpool, o spesso, speriamo che possa accadere, questa eventualità. La distorsione della caviglia è molto dolorosa. Ma si riesce a recuperare in fretta se non c'è interessamento. Dei legamenti. Speriamo in questa opzione perché sarebbe una mazzata, oltre alle due giornate di squalifica arrivate a bastoni, una inzaghi per il finale di tensione nel tunnel post derby che hanno lasciato un po' così. Qualcosa ve l'avevo fatto capire, lo sapevo ancora prima dell'uscita del comunicato del giudice sportivo, della sua decisione. Una protesta vibrante sia di Bastoni che di Inzaghi, però non pensavamo addirittura a due giornate, visto che poi Teo Hernandez ne ha presa solo una per un rosso diretto con già una munizione sulle spalle e poi quel ritorno in campo dopo l'espulsione e l'atteggiamento provocatorio per cui gli è arrivata solo una multa, invece una sola giornata, due per bastoni, mi sembrano un po' così. Marotta ha detto che si valuterà insieme al legale del club. La situazione, ma da quello che ho capito l'Inter non farà ricorso. La speranza comunque è che visto anche l'infortunio che Bastoni torni al più presto a disposizione per la Champions, perché come abbiamo titolato una stangata romantica non ci si aspettava una stangata del genere da parte del giudice sportivo è tornato al gol anche Alexis Sanchez ci hanno provato a farlo un po' così esplodere alla Barzaghi ma non si è riusciti a avere un altro ehi amico, i campioni sono così ha fatto capire che eh, desidera più spazio Alexis forse lo merita, forse no abbiamo fatto una serie di sondaggi e eh, ieri la chat era completamente spaccata al 50% sulla possibilità di schierare Sanchez o Lautaro insieme a Dzeko a Napoli e chiedo anche a voi, hashtag Angolo della Posta chi schierereste? un Lautaro che anche ieri è entrato ma non ci sono tracce della sua partita o un Sanchez che comunque si fa sempre abbastanza sentire anche se la palla persa nel derby va bene il fallo successivo però un po di vendetta grida ancora chi ci sarà al posto di bastoni sabato e ballottaggio di marco d'ambrosio che forse è un po più adatto a giocare nei tre dietro a me non convince pienamente di marco in quella posizione però staremo a vedere, insomma, quello che deciderà Inzaghi in questi giorni, in panchina andrà il talismanot Farris e si spera che si riesca a portare a casa un risultato importante, una ripartenza anche in campionato dopo questa vittoria sulla Roma che ci voleva. Pensate cosa sarebbe successo se al contrario l'Inter fosse finita fuori anche dalla Coppa Italia, apriti cielo, processo mediatico, la crisi, la sconfitta nel derby, poi l'eliminazione in Coppa Italia, adesso il Napoli, tutto in, a rischio con il Liverpool, poi probabile uscita di scena anche dalla Champions, si sarebbe scatenato un processo mediatico con la P maiuscola senza riserve da parte di alcuni media che non aspettano altro e invece siamo qui a commentare una bella vittoria una reazione con alcune annotazioni per migliorare per fare quel salto di qualità definitivo una rabbia che però non bisogna dimenticarsi deve servire anche sabato per il campionato per non perdere ulteriori punti per strada e per eh, diciamo consolidare la classifica ed evitare soprattutto il sorpasso del Napoli. Punto di vista societario, mi dicono comunque di incontri di Steven Zang per sempre partnership, non cessione del club. Vedremo se ci saranno delle novità a breve o invece si aspetterà un altro ritorno in Italia dopo il Liverpool. Steven dovrebbe tornare in Cina anche se vediamo perché se dovesse essere una grande notte a San Siro come in tanti si augurano non è da escludere che rinvii il suo ritorno in Cina e rimanga e, e si conceda anche Anfield Road il presidente Nerazzurro questa dunque la situazione ultima annotazione attenzione anche sulla questione plusvalenze già qualcosa che non mi torna la respiro c'è stata una perquisizione eh, nella sede romana della covisoc per acquisire la documentazione su una sessantina di trasferimenti e i titoli invece sono solo sull'inter perquisizione della covisoc sequestro dei documenti però bisogna chiarire che riguardano 62 operazioni, non soltanto quelle dell'Inter, ma di tutte le squadre che si sta indagando. Attenzionate per questa situazione, attenzione su questo fronte. Adesso un po' di vostri messaggi, poi andiamo a fare una solita rassegna stampa. Prima però mi, diment mi stavo dimenticando una cosa, toc, TikTok, TikTok. TikTok, TikTok, caro cialtroneston, il tempo è galantuomo, non dimenticare, per fortuna in tanti che abbiamo messo sul Kiva Là hanno capito, non si fidano più di chi cerca di truffare in nome dell'Inter e spero che quel canale venga abbandonato da tutti perché non si può utilizzare l'Inter per scopi cialtroneschi e aspettiamo anche qui che il tempo faccia, ma soprattutto che i tifosi nerazzurri, che non sono stupidi, si rendano conto e lo lasciano nel suo deserto, quindi TikTok, toc tic-toc. Messaggi in arrivo, attenzione: si ricomincia con considerazioni varie. Video Pagelle: se non l'avete visto, fateci un passaggio come sempre. Quando almeno si vince, ehi hey, amico, i campioni sono così. Andiamo ai commenti al video Pagelle. Partita dedicata a tutti i disfattisti che vedono sempre tutto nero. L'Inter va amata sempre, anche quando perde. Spero che inizino a guardare il mondo con i colori a noi cari: azzurro e nero. Enrico Spalvieri, Mattia Organetto, è amico: i campioni sono così. Ma che gol ha fatto Sanchez? Speriamo di vincere sabato. Un saluto a tutti quelli che in estate ci facevano il funerale. Primi in campionato, ottavi di Champions, dopo dieci anni. Semifinali Coppa Italia, abbiamo vinto una Supercoppa, così, giusto per chiarire. Bravo Mattia. Mi raccomando a maggio poi tutti sul carro come l'anno scorso. Lo sconosciuto, una notizia per tutti. Attenzione cosa ci dice, siamo più vivi che mai. Vittoria più che meritata, bravi ragazzi, Andrea, Gianmarco, Sanchez, mi ricorda un sacco Recoba, Stipendi astronomico, ti fa incavolare un sacco di volte e ti fa innamorare con giocate clamorose Francisco Pilar bella partita giocata con ritmo e qualità piccole sbavature che si possono correggere risposta positiva per tutto l'ambiente la faccia di tutti gli scettici gufi che al primo sbaglio massacrano gran bella partita primo tempo dominato secondo controllato a differenza del derby nel momento decisivo abbiamo raddoppiato invece che prendere il gol peccato per Bastoni Aurelio servirà a darci morale e adesso di nuovo il bilan in coppa per farli neri, Perisic, Barella, Brozovic, Skriniar, Immensi. Avete notato, scrive Elio, mister Inzaghi quando vince l'intervista dopo partita al 99-99% come prima cosa dice io penso che i ragazzi sono stati bravissimi. Ehi amico, i campioni sono così, Frank Nerazzurro l'ha ripetuto ancora durante l'intervista, ho visto José molto emozionato, deve essere un obiettivo la Coppa Italia, Luigi di Inter4Passion, la reazione giusta, quella che ci aspettavamo, testa Napoli, step by step, Filippo Cavagnoli, Barella sontuoso. quanto mancherà nella doppia sfida ai Reds, speriamo nulla di grave per Bastoni, Gio' 92, una meraviglia del nostro Leone, questo deve essere il risultato del derby. Cosimo Reale anche lui, e eh, amico, i campioni sono così. Che botta Nino, maraviglia, bravi tutti. Partita di sostanza e foga. Grande la squadra che impara dai propri errori, non quella che non sbaglia, che non esiste. Roller, che bella partita, peccato per bastoni. I nostri tifosi hanno fatto una bella sorpresa. Giuseppe è stato emozionante. Bravi ragazzi, grande reazione. Posso dire che a me pare che mo non freghi nulla il nostro affetto. Boh, mi sembra obbligato a ringraziare, vabbè ma un po' l'ha fatto, risenti oggi ore 13 Sport Medias, le sue parole, gol incredibile da fuori area sono al, sotto al 7, grande Sanchez, Biagio Tondo, la forza di questa squadra è la capacità di mettersi subito in carreggiata e spera, speriamo che dopo la vittoria, la sconfitta di, di Roma, a cui era seguita una serie di vittorie lunghissima, si possa ripetere il tutto. Se dovessi scegliere avrei messo la firma in questa vittoria e non al campionato, abbiamo tutte le carte in regola per poterla alzare, dobbiamo, dobbiamo tenere duro in queste 3-4 partite per poi dare il colpo di grazia dopo averle sfidate tutte. Anche stasera un po' come il Milan abbiamo avuto un calo ma poi abbiamo reagito col secondo gol, bravissimi, buonasera, la reazione che volevamo c'è stata, adesso sotto con il Napoli andiamo a prendere questa coppa. Era meglio vincere il derby che questa partita, vedete che opinioni un po' diverse, anche stasera in Zaga i cambia. Antonio Luciano schie scherza, grande Inter, che gol del Nino. Fondamentale vittoria. Nicolino. Gabri Melo di Noz avanti con la semifinale. Mamma mia, che gol! Il negno Turicoppoli adesso Derby, spiazze per i gemellati laziali, ma voglio il derby, Massimo Vignali. Grande reazione, un grandissimo barella. Alessio Caldarola, Marco Feola. Posso dire che questa Roma deve giocare col 4-3-2-1 perché ha un parco di giocatori strepitoso, mal disposto. Ci può stare, sono abbastanza d'accordo. Michele Fortunato: come prima cosa, speriamo che Bastoni si rimetta subito. Era importante vincere. Ci siamo riusciti senza subire gol, e questo non è, non è successo spesso in questo 2022. Da quello che vedo giocherà Vidal, visto che Vessino gioca al massimo gli ultimi dieci minuti, non lo so, Vidal come dici tu lo vedo indietro a livello fisico, un po' sì... Cristian Garaccia abbiamo giocato con intelligenza, ha fatto qualche errore in mezzo al campo, palloni poco puliti o, o interventi fin troppo morbidi, ma abbiamo giocato con intelligenza, grande Inter, saluti dalla Germania, Dada 91. Un po' d'ansia l'avevo messa, però per fortuna tutto bene. Pao Park, chiedere scusa a Sanchez, Bombastus, Vi dà la sensazione che non sia in forma, Anthony Magnoni, ottimo, ottimo, giusto così, Francesco Nickname, che bel gol amico, ehi hey, amico, Vidal, non lo vedo più da Inter, troppo discontinuo, e stipendio non concorda al rendimento, speriamo che si riprenda fisicamente, poi tanti amici che ringraziamo e salutiamo, vediamo se c'è qualche altro abbonato, che ha scritto... Bravissimo Big Barza di Ralex Speriamo passi il Milan e strapazziamoli Tiki Taka Raptor, il volo del Cino di Sarajevo Super Sanchez, euro goal, Super Barella che se entrava quel tiro Andanovic Galatico, il più delle volte per me si ricorda Che è il miglior portiere del Mondiale E infatti vi dà il calamita al pallone Grandissimo senso di posizione, interdizione Complimenti anche alla Roma Max cap, la sua sintesi Vediamo a chiudere i vostri messaggi se c'è ancora qualche altro abbonato, direi di no. Ricordiamo, gruppo free Telegram, Marco Barzaghi Inter, iscrivetevi tutti e poi per chi sostiene con l'abbonamento il canale c'è un gruppo privato, solo sub che possono interagire, chattare con me direttamente, scrivere insieme a tutti gli altri del gruppo e una bellissima atmosfera all'interno quindi ve lo consiglio andiamo a questo punto in edicola prima di tutto apertura di Sport Mediaset vediamo come ce la descrive Home page, vediamo se è dedicata all'Inter no, eh, si parla di Olimpiadi invernali, nello snowboard eliminata la Mojoli in semifinale, non sono arrivate altre me medaglie, la Goggia si allena tra i pali, work molto in progress, vedremo se riscenderà in campo, io voglio giocare le parole di Sanchez, Marotta, vediamo sul ricorso. Mentre Inzaghi fa i complimenti a tutti e Giovinco ha firmato con la Sampdoria. L'Inter, forza di rialzarsi sempre e concentrazione da non perdere mai. Bastoni trauma distorsivo, Champions a rischio. Inzaghi esulta, grande personalità. Dopo il derby non era facile. Murrigno con l'Inter, legame eterno. Ma ero venuto per vincere e stasera aspettiamo invece la Lazio. O il Milan per la semifinale, Corriere de dello Sport. Iniziamo così dai. Oggi col Corriere, non sempre con la Gazzetta. Reazione da Inter: il titolo riscatto dopo il derby. In semifinale con Jeco Sanchez. Coppa Italia-Roma battuta, San Siro. Cori applausi per Mourinho Bastoni shock. Prima la squalifica e poi l'infortunio. Nella serata del ritorno di José Almeazza e Nerazzurri si guadagnano la semifinale. Fulmini su Mou. Roma in bambola nei primi minuti. Subito un gol spettacolare di Dzeko. I giallorossi si scuotono. Un siluro di Sanchez li stende nella ripresa. Barella d'applausi. applausi. Zaniolo ci prova. Bastoni Hebram si infortunano. Regolare il 2-0. E di bello grazie a Brozovic. Due volte... Inzaghi questa è l'Inter, ma Bastoni K.O. preoccupa. Dopo la sconfitta nel derby, viva un pronto riscatto che è subito arrivato con merito. Ma sulla serata pesa il K.O. capitato al forte difensore Nerazzurro. Non era facile giocare con questa personalità. Sono felice del gruppo. Speriamo che l'infortunio non sia niente di grave. Molto importante per noi. Anche Mancini in ansia. Plus Valenze nuove acquisizioni finanziare il lavoro sull'Inter federale a Roma, come vi dicevo, raccolta la in FGC documentazione della Covisoc su 62 operazioni sospette. e Non capisco perché si parli di Inter quando ci sono 62 operazioni da attenzionare. Lautaro salvo ma Simone pag paga doppio come Ale, due turni per. Allenatore e uno per bastoni, no, uno per, qui c'è un errore. Un turno per l'allenatore e due per bastoni, che sta a scrivere qua il corriere. Solo multa per Lautaro, Murigno emozionato, buona Roma, bentornata a casa José, baci e applausi a San Siro. Pagelle, vediamo le pagelle del corso Sport, Inzaghi 7, Andanovic, D'Ambrosio 6,5, Skriniar 7, Bastoni ed Evrai 6, Darmian 6,5, Barella 7, senza voto Cialanoglu come eh, gli altri subentrati, Dumfries, Brozovic 7, Vidal 6, Geko 7, Lautaro Martinez 6, sembra un regalino, Sanchez 7,5, il migliore in campo, il peggiore è Lautaro che ancora non lascia tracce. Questo dunque sul Corriere dello Sport, andiamo alla gazzetta, vediamo come apre il titolo soprattutto. Eccoci qui. A tutta forza, l'Inter batte Moe, avanti se in finale, poi stregati dal Carling, l'oro di Stefania e Amos, complimenti. Il riscatto dei nerazzurri, Jacob e magia di Sanchez, 2-0 alla Roma con corie dediche per Mister Triplete, Bastoni si infortuna, si teme per il Liverpool e poi... Pasticcio Brescia, Lopez dice di no, rimane in Zaghi alla fine, Filippo dal primo marzo stadia al 75% e al 100% dopo 20 giorni. Speriamo di uscirne una volta per tutti. È tornata la vera Inter, titolo della Gazzetta, che reazione, Mourinho, KPO, Geco e Sanchez in gol, ora il Milan o la Lazio, i nerazzurri riscattano subito la sconfitta del derby con una prova importante contro la Roma e vanno... In semifinale, bello il gol di J, stupenda la rete di Sanchez, l'Inter elimina la Roma ed entra nella semifinale di Coppa Italia. Stasera sapremo se i campioni d'Italia godranno di un'immediata possibilità di rivincita contro il Milan, se Simone Inzaghi dovrà misurarsi un'altra volta con il suo passato prossimo, la Lazio, dietro tabellone, conta che l'Inter abbia scacciato le amarezze le scorie e i veleni del derby di campionato. Lo ha fatto con una prestazione che a un certo punto a cavallo dei due tempi ha proiettato su San Siro un'angoscia sottile, il timore che potesse ripetersi la beffa di sabato. L'avvio è stato fulmineo e impressionante. La Roma è finita alle corde come un pugile suonato, ma tanta grazia ha prodotto un solo gol di vantaggio. Così la Roma si è rialzata, ha ripreso campo e aveva come la sensazione che il pareggio non fosse così improbabile. Finché Alexis Sanchez non ha spazzato via i turbamenti interisti, un tiro capolavoro, il pallone all'incrocio Pagelle Gazzetta 7 Inzaghi 7,5 e mezzo il migliore il peggiore addirittura 5 per Vidal mi sembra esagerato 6,5 per Andanovic e D'Ambrosio 7 Skriniar 6 bastoni Darmian 7 Barella 6,5 Brozovic 7 Pedesic 7 e mezzo Sanchez 6 De Vrij Lautaro senza Otacano la e eh. Dumfries Edin e Alexis un attacco show, prime reti insieme, derby cancellato, un assalto di coppia. Un anno fa i due attaccanti furono vicini a scambiarsi la maglia, giocatori complementari che sanno esaltarsi a vicenda. Ragazzi, super, risposta forte dopo il Milan. Perisic dà applausi, però arriva anche la stangata, bastoni, momento no, due turni di stop e KO, il Liverpool è a rischio che è squalificato per ingiurio all'arbitro nel derby, multa Lautaro per offese a Teo. Un turno. Complicarsi ancora di più la vita dopo i tre minuti in cui il derby ha cambiato colore non era facile, ma sabato l'Inter andrà al Maradona per respingere Napoli senza suo allenatore, senza uno dei suoi assi. Simone Inzaghi è stato squalificato per un turno, ma preoccupa ancora di più l'assenza di bastoni Oltre a dover scontare due turni di squalifica, con la Roma è uscito zoppicando per un trauma distorsivo alla caviglia destra ed è a rischio per il Liverpool. Poi anche qui, Caos Plus Valencia, la Procura di Milano invia la finanza della sede, nella sede della Covisoc. Brividi a San Siro, striscioni e cori per Mister Triplete. Dopo, Mo Ironizza, bravo arbitro. Chiudiamo con tutto sport. In prima pagina Rolling Stones e eh, il tributo ai vincitori del Carling dell'Oro, poi Inter su di Mourale. Effetto Vlaovic, ci mettete la firma, si chiede tutto sport con Quadrado, Bernardeschi e soprattutto Dybala che sono in scadenza tutti e tre. Di bala offerta più bassa, però aumentano i bonus, giorni caldi per riprendere il discorso rinnovo dopo le frecciatine di gennaio, il club non vuole far follia, il giocatore vuole restare. Un margine di intesa c'è secondo tutto sport, ma andiamo alle pagine dedicate all'Inter, l'Inter segna, la Roma no. Un lampo di Geco più Super Sanchez e Zagnolo stecca, i nerazzurri partono forte e poi si spengono come nel derby ma già loro si sì, non ne approfittano e Sanchez chiude, lo avevo detto già a Conte, più sto in campo e più posso fare bene il solito Alexis, Inzaghi invece soddisfatto, non era semplice, dopo il derby ho fatto i complimenti a tutti. Pagelle di tutto sport, Barella e Perisic, super male smolling. 6 e mezzo Andanovic ed Ambrosio 6 e mezzo scrina mi sembra molto poco Bastoni 6 come De e ed Armin Barella 7, Brozovic 6, Vidal 6 quindi quel 5 la gazzetta non so proprio come si faccia dare Perisic 7 come Dzeko 6 e mezzo Sanchez 6 e in mezzo Inzaghi vabbè pagello, è un po' così il grande ritorno Mourinho, grazie, vi porto nel cuore, la munizione all'arbitro serviva per il curriculum. È stato bravo fino al 2-0. Poi no Bastoni e Zaghi stangata da derby due turni a centrale. Un allenatore Marotta. Niente alibi. Lautaro se la cava con una multa. Lo stesso, Frente Hernandez fermato un turno per l'espulsione, e ci abbracciamo, questa brutta notizia che leggiamo sul tutto sport, se n'è andato il dottor Caru, il cardiologo che aveva curato il cuore di Cano e Fadiga, che spesso anche ci aveva risposto tanto, tante volte, ci dispiace veramente tanto, aveva dato anche il suo parere sulla situazione di Eriksen, l'avevamo chiamato anche noi, e ci abbracciamo nel ricordo con questa brutta notizia ci dispiace veramente tanto una persona d'altri tempi con una gentilezza sempre disponibile particolare che brutta notizia chiudiamo così appuntamento ore 13 di Sport Medias e poi ci ritroviamo in live stasera a vedere chi arriverà in semifinale insieme all'Inter bello giusto doveroso Ripartire in questo modo adesso sotto con Napoli e poi Liverpool, una partita alla volta si rimette a posto, tutto nel dettaglio. Buona giornata ancora a tutti.